Eccoci qua ragazzi, bentornati nella mod vita reale. Siamo stati invitati di nuovo dalla Mercedes, infatti ieri sera Franklin è stato richiamato. La Mercedes gli ha detto: uè, complimenti veramente, perché se vi ricordate Franklin fece la recensione sulla Mercedes Biom e gli ha fatto fare un botto di pubblicità al negozio di Vespucci Beach dove c'era la Mercedes Biom. E quindi la Mercedes ha detto: senti, vieni qua che ti faccio provare la McLaren Senna, quindi auto che uscirà nel 2019. Ovviamente Franklin non se l'è fatto dire due volte, ha subito detto: sì, arrivo subito, non vi preoccupate, arrivo. E quindi ragazzi, oggi proveremo la McLaren Senna del 2019, dai, non vedo l'ora. Franklin, basta bere caffè, se no diventi nervoso, ok? Quindi basta veramente, basta sto caffè. Ok, perfetto ragazzi, sono pronto, andiamo subito a Vespucci Beach. Allora, Vespucci, ok, dovrebbe stare qui. Perfetto, mettiamoci in viaggio, 2 km e 03. Poi ragazzi, volevo anche dirvi che in questi giorni ho letto alcuni commenti di persone che mi hanno detto: oh, sei noioso, sembri morto quando parli. Ragazzi, io sono così, non cambierò mai, ok? Di certo non diventerò uno youtuber falso che grida per finta, ok? Io sono così. Sono noioso, ma tu sei scemo, perché puoi liberamente levare l'iscrizione, ok? Che ci vuole? Disiscriviti. Non mi interessa che mi dici: oh, fai schifo per come parli, oh, sei noioso, oh, vaffanculo, oh, sei uno stronzo. Sei stronzo tu. Stronzo perché non levi l'iscrizione, che ci vuole? Questo perché? Perché uno maturo, non gli piaccio? Non ci perde 2 minuti a scrivere un commento, leva l'iscrizione e bye bye, se ne va. Va a guardare altri canali, che ne so, Marioville, Super Gashbel, eccetera. Però un bambino è fatto così. Deve dire: no, sei noioso, ma sei scemo tu che mi guardi. Che mi guardi a fare? Mi odi? Leva l'iscrizione, semplice. Mi fanno fare solo visualizzazioni, io sono contento di questo, ok? Sono contento. Mi fanno fare un sacco di visualizzazioni e questo li ringrazio. Però sono scemi, non lo capiranno mai. Noioso? Io sono così, nessuno mi cambia, ok? Io parlo così, moscio, da morto, sono così, sono me stesso. Non è che tipo mi metto a fare il favige di torno: e bentornati ragazzi, oggi andiamo subito a prendere una Mercedes. No, non sarò mai così, mai nella vita. E basta, dai, andiamo a prendere subito questa McLaren. Sempre la stessa storia, sempre rosso. Vi sbrigate? C'ho da fare? Devo fare un articolo sulla Mercedes. Che poi vabbè ragazzi, questo negozio si occupa di tutte le marche, quindi McLaren, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Porsche, quindi non è un negozio solo Mercedes, ok? Io dico, la Mercedes mi invita a provare perché comunque ora ci occupiamo di Mercedes e di tutte le sottocategorie, però poi sicuramente vedremo pure la Ferrari, la Lamborghini, eccetera, ok? Vai, fai sempre questa strada, grandissimo Franklin. Comunque ragazzi, scusate se ho detto quelle cose all'inizio, però mi andava di dirle, ok? Perché la gente è ottusa, non capisce, è scema, ok? Non ti piaccio? Non ti piaccio? Leva l'iscrizione, che ci vuole? Così ti fai del male. Vedi che io sono noioso? Secondo te non so parlare? Leva l'iscrizione, ci sono tanti canali che fanno i professori, ok? Io sono ignorante di mio, quindi se mi vuoi vedere, è bene. Se non mi vuoi vedere, meglio così. Semplice. Di certo qua non è che troverete l'italiano perfetto, a me non me ne è mai fregato di niente ragazzi, quindi divertiamoci. Comunque siamo arrivati, eccoci qui. Allora, dovrebbe stare tipo la McLaren Senna del 2019. Ok, vedo già un po' di gente che sta facendo le foto ovviamente. Guardate il look di Franklin soprattutto, vedete? Pinocchietto della Champion, scarpe della Puma, quindi tanta roba ragazzi, la McLaren è nostra. Allora, vediamo un po'. Buongiorno a tutti. Oh mio Dio, a quest'ora
alle 2:30 del pomeriggio voi mi presentate questa macchina, mi volete far morire, mi volete far morire, che bellezza, mamma mia, e io questa qua la guiderò, e io questa qua dovrò guidarla, quindi ancora peggio, mamma mia ragazzi, che top, McLaren Senna del 2019, spoiler bellissimo, ok, 3 scarichi prepotenti, cerchi Lega, Pirelli, P0, attenzione, quindi Pirelli number one. E guardate che particolare, soprattutto, vedete? Abbiamo tipo la portiera con il vetro, quindi qua si vede quando siamo seduti. È veramente tanta roba, ragazzi, mamma mia, McLaren Senna, fantastica. Uè, è sempre la stessa cosa. Io devo provare sta macchina, non è che poi dite, no, ce l'ho prima io, ce l'ho prima io, ce l'ho prima io. No, mi sono prenotato. Chiedetelo a quella lì, alla signorina, mi sono prenotato, ok. No, vabbè ragazzi, io ci tengo a dirlo perché questi... è sempre così. Arrivo io e dicono, no, stavo prima io, devo guidarla io, devo fare il video, devo fare le foto. No, stavo prima io, e basta. Comunque, signorina, vabbè, signorina, avrà 60 anni. Salve, io sono Franklin Clinton, si ricorda di me? Ho il negozio al centro di Los Santos. Una sua collega mi ha chiamato e mi ha detto... passi al negozio che proverà la McLaren Senna, ok? Quindi sono qui per questo, per fare una specie di recensione, perché io mi occupo anche di testate giornalistiche, ok? Quindi scrivo gli articoli, ovviamente metto pure l'indirizzo del negozio vostro qua, non si deve preoccupare con me, vi faccio un sacco di pubblicità. Quindi questa McLaren è mia per una mezz'oretta come sempre, ok dai. Ok, eccola qui, McLaren Senna del 2019. Fantastica ragazzi, che spettacolo. Vediamo un po' com'è fatta all'interno soprattutto. Vedete che si vede tipo le gambe di Franklin, le caviglie, le scarpe, quindi tanta roba ragazzi. Allora, gli interni sono questi, vedete? Abbiamo tipo la possibilità di mettere la macchina su race, comfort... e bilanciato, ok? Quindi da come si può vedere dall'immagine del computer di bordo, la macchina è impostata sul race, quindi potrebbe anche driftare a maggiore, anzi no, a zero controlli, ok? Quindi non c'è più l'SP, l'ABS, quelle cose lì che ti aiutano in curva, sistemi antisbandamento, eccetera. Vediamo il sound, sentiamo. Mamma mia, che bestia ragazzi, vai. Andiamoci subito a fare un giro. Tanto comunque adesso questi qua mi conoscono, ok? Quindi sanno che io faccio le mie prove, quindi partenze brusche, eccetera. 1, 2, 3, vai. Vai, andiamo pure di qua, vediamo come si comporta ragazzi. No, qua non possiamo andare. Vabbè, vediamo un attimo di fare questa strada, perché tanto lo sanno che adesso... c'è tipo la prova delle auto. Ma che spettacolo ragazzi, McLaren Senna. Vai, tira un po', facciamoci sentire e vedere soprattutto. Attenzione, attenzione. Test drive è permesso. È tutto permesso oggi. Ok, cerchiamo un attimo di uscire ragazzi, perché sto infrangendo tante regole, ok? Quindi andiamocene via prima che qualcuno ci arresta. Oddio, ma dove si esce qui? Piano piano. Ok, vai, andiamocene. Facciamoci questo test. Mamma mia, come tira ragazzi. Portiamola subito in autostrada, ok? La portiamo tipo lì e vediamo un po' come si comporta sta macchina, perché qua ovviamente non possiamo tirarla, vedete? Ci sono tutte stradine piccoline, quindi non ha senso. Vai, ora vado lì. Siamo nei pressi del porto. Vai, vediamo un po', vai McLaren Senna. Quanto corre, porca miseria, quanto corre. Oh, attento, non vedi che sta passando una supercar? Stai attento. Mamma mia, è un razzo ragazzi, è un razzo questa macchina, è un razzo.
Porca miseria, è un razzo. Allora, vediamo tipo se c'è la strada mia, quella bella. Oh, però dai, levatevi che sto facendo un test. Sì, ok, quella lì avanti, fermiamoci. Oh, sto io, mi metto io avanti, ok. Sentite che sound, e si parte, vai. Levatevi tutti. Guardate che interni. Vai, corri, corri Franklin. Dai, corri Franklin, tanto nessuno ci vede. Vai. Vediamo di che pasta è fatta questa McLaren. Qua 240 ragazzi, 240, però secondo me l'avranno tipo limitato, ok, per fare questi test drive, perché sta macchina ovviamente non li fa i 240, ne fa molto di più. Sicuramente gli avranno fatto tipo un sistema loro, non lo so, sinceramente. Perché la macchina normalmente moddata del gioco è fatta bene, l'hanno fatta bene. Vai, giriamo di qua, piano piano, piano piano. Vai, sorpasso tattico. Che visuale tattica. Piano Franklin. Ok. Vai, levatevi, dai, per favore, che devo girare a destra. Dai che verde. Che cattiveria. Porca miseria, che cattiveria vista da così. Ok, auto riportata. Perfetto, nessun graffio, niente di niente. E vabbè, poi Franklin gli farà tipo una recensione, ragazzi, e poi vedremo cosa ne pensa il negozio qua della Mercedes. Poi vabbè, per il resto a giorni apriremo pure quello di nostro, dove compriamo le auto, quelle lì usate, per poi metterle a posto e rivenderle. Sicuramente faremo pure quello. Niente, dai ragazzi, questo era un video un po' così, giusto per riprendere pure la vita reale. Dai, con questo è tutto e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao!